G Photo Art. It's media. It's art. Buonasera a tutti, sono Aldo Putignano, direttore della casa editrice Homo Scrivens. Siamo questa sera presso la libreria Io ci sto, dove ci sarà un importante incontro multimediale su un tema molto sentito e quanto mai attuale, la violenza sulle donne. Ne parleremo con due artiste che da tempo si occupano attivamente dell'argomento, Angela Matassa e Gioconda Marinelli. Per l'occasione saranno presentati due libri, Il teatro di Angela Matassa e Gioconda Marinelli e Quale amore, romanzo reportage di Gioconda Marinelli. Inizierei proprio da Gioconda per presentarci in poche battute il suo testo. Diciamo che è un romanzo per alleggerire un pochino l'argomento molto pesante e crudo, ma comunque va prospettato così, in quanto anche dalla copertina del mio libro si vede questo volto di donna che crea subito un'angoscia, un affanno enorme, perché purtroppo la violenza sulle donne brucia sulla pelle di tutte noi donne, e questo percorso l'ho cominciato con Angela Matassa scrivendo un testo teatrale insieme a lei, e l'ho continuato con questo romanzo, con diverse poesie che poi offriremo oggi al pubblico, appunto per un momento di riflessione. È molto importante che se ne discuta, se ne parli, perché sono purtroppo delle situazioni che non cambiano mai, la violenza è continua e allora bisogna riflettere molto. Cedo invece la parola ad Angela Matassa per raccontarci la genesi di Teatro, un libro che raccoglie testi scritti a quattro mani, operazione abbastanza anomala anche nella produzione teatrale contemporanea. Sì, è vero, questo libro nasce dalla nostra collaborazione che è cominciata molto tempo prima con altri libri, altri testi. Abbiamo deciso di scriverne uno per la scena, quindi queste storie di donne maltrattate, violate, di tutto il mondo, di tutti i tempi, di tutte le età, di tutti i tipi. Ci sono artisti, donne comuni che hanno subito una violenza da uomini senza amore o da uomini con amore malato. Partono anche dalla cronaca, ma chiaramente diventano simboli sulla scena. Come diceva Gioconda, purtroppo non possiamo smettere di parlarne, cerchiamo di farlo in maniera non proprio durissima come la cronaca, ma dobbiamo continuare a parlarne, perché le donne, ma anche i bambini e le bambine, cioè le fasce deboli, sono purtroppo violate ancora. Dunque, la violenza è comunque un argomento fortissimo che non si deve dimenticare, che deve essere sempre tenuto in primo piano. Il racconto della violenza è ancora più necessario, perché tramite un racconto si creano delle emozioni, e le emozioni sono quelle che poi rimangono, quindi essere abitati da un'emozione è molto più forte che essere abitati da una teoria. Un racconto di un'emozione, il racconto di una passione lascia tracce più profonde, quindi ben venga ogni forma di analisi narrativa della violenza sulle donne. Ne parleremo con le due autrici che oggi racconteranno la propria esperienza letteraria, Gioconda Marinelli, Angela Matassa. Amici, se mi posso permettere, oltre che testimonial illustrissime, graditissime, come Ida Palisi. E a questo punto mi attendo l'ovazione di Maurizio De Giovanni. Il testo sarà accompagnato anche da letture, ma ancora prima di entrare nei due testi che appunto ci accompagneranno in questo incontro, ecco, io vorrei farvi notare alcune delle foto che sono qui disposte. Sono foto che appartengono ad un percorso sul tema che è opera di Marcella Cicchino, che so che è qui in sala. È presente, sì. Dov'è? Io non lo so. Io amo la fotografia da sempre.
e prediligo, come potete vedere, il bianco e nero. Il bianco e nero con i suoi forti contrasti. Che cos'è la fotografia? Per me è una continua fonte di ispirazione, una forma di comunicazione universale, no? E attraverso la quale io mi riconosco in ogni scatto, in ogni momento. Cerco di bloccare il momento, di fermare il momento, perché mi dà modo di riconoscermi e di ritrovarmi punto. Questo progetto perché nasce? Oltre, ovviamente, devo ringraziare Gio Conte, che mi ha dato la possibilità di collaborare. Sì. Io amo molto i ritratti, no? E mi piace immortalare la fragilità, le varie sfumature di una donna. Come potete vedere, si evince la forza, la fragilità, oltre che la bellezza. E amo anche il concettuale, come vedete lì la foto sul binario. Il tema principale è semplicemente la forza delle donne, la luce che si evince dal loro sguardo, dal nostro sguardo. Cedo la parola a Gioconda Marinelli, che è di fatto protagonista dei due testi, e quindi le chiedo di innanzitutto di darti un benvenuto. Questo argomento che purtroppo è di agghiacciante attualità, la violenza sulle donne. Io ho cominciato questo percorso con Angela scrivendo questo testo teatrale Anime Nude, che poi è raccolto nel volume teatro edito dal nostro Aldo Putigliano, la casa editrice Homo Scrivens, che è un editore veramente coraggioso, in gamba, bravo, e quando pubblico qualcosa con lui dico sto tranquilla, sinceramente è così. E allora, cominciando dal teatro, dal testo teatrale, che è stato poi rappresentato in tutta Italia, e ci sono varie versioni, varie messe in scena, sono poi passata anche a una videopoesia che ha vinto un premio molto interessante, il primo premio molto interessante, e poi sentivo l'esigenza di parlare, perché bisogna parlare, riflettere, perché questo fenomeno, questa violenza non finisce mai. Ci sono delle cose che piano piano si attenuano. Purtroppo la violenza sulle donne non finisce mai. E allora che cosa fare? Bisogna cominciare dai giovani, che, come diceva Elsa Morante, il mondo salvato dai ragazzini, bisogna battere lì. Infatti io sto girando anche per le scuole, anche il teatro nelle scuole, perché è importante che si formino questi giovani con un giusto concetto di educazione sentimentale, di amore, insomma, perché chiamatelo come volete, femminicidio, amore malato, ma insomma non se ne può più. E sulla pelle delle donne che hanno perso la vita, la maggior parte, quindi bisogna fare qualcosa. Dobbiamo tutti fare qualcosa, noi quello che possiamo, combattiamo con la penna, con le scene, col teatro, e ne parliamo. E allora dicevo, il romanzo che si chiama Quale amore, e è proprio un romanzo perché facendolo proprio come saggio diveniva troppo pesante, per cui faccio parlare protagonista lavora in un centro antiviolenza e racconta quindi questi casi tremendi di queste persone che si rivolgono allo sportello, al centro antiviolenza, ma racconta anche della sua vita, quindi le sue passioni, la poesia, la pittura, l'arte, i suoi viaggi. E allora è un alternarsi di situazioni, e quindi si legge poi anche facilmente, altrimenti un saggio diveniva troppo pesante solo parlare di violenza. La prima lettura è tratta dal teatro e parla dell'Ipazia, che ci piace molto, perché nel teatro abbiamo visto anche nei tempi passati la violenza che veniva usata alle donne in quanto donne. Parlate di stelle proprio a me, le ho studiate. Mi hanno raccontato tante storie, non sempre brutte, anche se la mia lo è.
Mi chiamo Ipazia. Hanno voluto disperdere le mie membra. Hanno creduto di fare a pezzi anche i miei pensieri. Sono stata vittima del fanatismo religioso nell'Egitto del IV secolo dopo Cristo, di quel fondamentalismo che offusca le menti e divide i popoli. Mio padre era uno scienziato rispettato e illuminato. Da lui ho appreso l'arte della ricerca e l'amore per la conoscenza. Filosofia, matematica, astronomia, fisica, tutto mi interessava. Scrutavo i cieli, gli astri, cercavo di scoprire i misteri dell'universo. Ma ogni mia ipotesi sembrava folle al potere ottuso e immobile, tanto che apparivo pazza e ingannatrice di cuori e menti. Grazie ai miei studi sono stati inventati l'astrolabio, l'idroscopio, l'aerometro. Ma il mio merito è stato riconosciuto molti secoli dopo. Io ho rinunciato all'amore e alla bellezza, pagando caro il desiderio di libertà e la voglia di diffondere il sapere. Il mio allievo prediletto, Sinesio, devoto e appassionato, mi ha amato, rinunciando al mio corpo, pagato dal fuoco dell'intelletto e dalla ricerca della verità. Il giorno 8 dell'anno 415 d.C. sono stata uccisa, colpita a morte da migliaia di pietre, fatta a pezzi dalle lame dei coltelli, dalla paura degli ignoranti, dal terrore della Chiesa. Così il vescovo Cirillo mi cancellò. Temeva la mia forza morale, il cambiamento che sarebbe scaturito dai miei insegnamenti, il rischio dei dubbi, il turbamento provocato dalla mia avvenenza. Perché ero una donna. Non solo per quello che ho detto e fatto sono stata uccisa così atrocemente. Per secoli dimenticata e negata come tante. Oggi molti hanno scritto di me, raccontato la mia vita, il mio ingegno, il mio coraggio. Chi lo sa quando le cose cambieranno? Quando le donne saranno libere di amare, di scegliere la loro vita, di essere se stesse. Chissà se il male sparirà, se l'odio e la violenza saranno sconfitti, se i bambini saranno amati, se donne e uomini saranno rispettati. Quindi va bene, io ringrazio comunque la libreria, ringrazio Aldo, Maurizio, Gioconda la ringrazio sempre perché scrive con me, Lucia, naturalmente ci ringraziamo reciprocamente, ringrazio Ida e tutti voi perché siete qui pazienti ad ascoltare e a leggere un po' questi nostri libri. Sì, tu dici un'operazione particolare, è vero, l'armonia, potrei dire armonia, che unisce me e Gioconda sono un po' particolari, ci invidiano per questo, è vero Gio? Certo. Riusciamo a scrivere insieme a quattro mani senza litigare, no, non ci prendiamo a capelli, scriviamo insieme, non separatamente, scriviamo insieme, ci consultiamo, se qualcosa non ci piace la cambiamo. Se avete sentito con attenzione le parole di Marina, c'è tutto, c'è la violenza che ancora oggi viene perpetrata ai danni delle donne, lapidate ancora, sgozzate. Fortunatamente non nel nostro paese, ma comunque anche qui da noi, violate, maltrattate, bistrattate, sfruttate, diciamo la verità. Quanto alle poetesse, sono grandi poetesse, io volevo leggere, non me le ricordo tutte, comunque Maria Rosselli, Anne Sexton, Silvia Plath, Antonia Pozzi, Florbella Spanca, sono poetesse anche queste di ogni tempo e di ogni paese. Hanno cantato il proprio dolore e hanno in comune un denominatore ancora più drammatico, anzi tragico, perché sono poetesse che praticamente sono morte suicide. Hanno scelto di rinunciare alla vita piuttosto che vivere una vita che non rispondeva alle loro aspettative, alle loro esigenze, alla loro voglia di esprimersi. E quindi abbiamo unito questi tre testi che sono nati in periodi diversi, il primo è stato Chorus di parecchio tempo fa, quello più semplice, poi spero che la nostra scrittura sia cresciuta, questo ce lo può dire Lucia che ha letto tutto e ha scritto proprio su questo che è la storia di una donna
colpita da un incidente durante il lavoro e quindi anche lei vittima purtroppo, che però ha fatto valere i suoi diritti, in qualche modo si è riscattata dalla violenza subita in questa fabbrica. Che cos'altro vuoi che dica? Io questo libro mi rende felice, ogni volta che esce un libro si è felici naturalmente, ma non vorrei dire perché come un figlio. Un libro non è come un figlio, un libro è non so, un pezzo di sé che uno può dedicare a un figlio, un pezzo di sé perché riesce a rendere evidente anche a noi che li scriviamo i nostri sentimenti, le emozioni, e a volte quando sento leggere le pagine di questo libro o di qualche altro libro dico: ma l'ho scritto io davvero? Perché un po' si... e tu che sei uno scrittore tanto più famoso, tanto più affermato, importante, puoi dire se è così che un po' no, ci si sente altri da quello che si è normalmente. E, quindi questo libro è stato fortunato, ha avuto due edizioni, Anime Nude è stato rappresentato, ancora sarà rappresentato, so che c'è anche un mezzo progetto, non lo so, della nostra amica, non vogliamo dire quale, so che anche lei, che da poco si è avvicinata alla nostra scrittura, è rimasta colpita e forse, chissà, Anime Nude, forse anche Versi Spezzati, diventerà anche un nuovo progetto. Anime solo con corpo e cullano, violate, accise, stuprate, sfruttate, invase, schiave, puttane e sante, mamme, figlie, mogli, amanti. E nera la vita per una femmina, pure che brillante l'argento e ricchezza, e tosta per una femmina. Addosso a chiù l'azzurro e l'occhio, l'oro e le capille, o docero cuore. Addosso a chiù che la bellezza che te facette innamorare. Femmina. Mani mannure, rocce rindoviente, scoglie a mare, querce rindo giardina, insumata, arravugliata, atturcigliata, addenocchiata, namurata in suon che non può fornire, luce rindo scura le figlie, buio, rinda la notte sconosciuta. Mi fa spiegare alcune cose che io ho sentito mentre lo scrivevo. È stato molto difficile, infatti questo è un docu-romanzo, se si può dire, in quanto molte cose sono prese dalla cronaca, e forse per questo l'editore, perché si mettono sempre con le spalle al muro, e tu lo sai, no? I casi più eclatanti, ho messo i nomi che stavano nella cronaca, perché ovviamente altri invece li ho cambiati, l'ho inseriti l'uno nell'altro, intrecciati, e quindi non si capisce poi, non si risale al personaggio vero. E ti dico che mi è costato tanta fatica e angoscia, per cui io ci ho messo 3 anni, perché poi mi sono andata a documentare al Centro Antiviolenza del San Paolo a Napoli, dove, che è diretto da Elvira Reale, eccetera, che poi è nei ringraziamenti anche in altri centri, per cui ho visto proprio le cartelle, casi gravissimi, insomma, ho fatto un'indagine come mio solito, insomma, non lavoro solo di fantasia ma mi documento molto, soltanto che scrivere quotidianamente di questi fatti così agghiaccianti mi turbava moltissimo, allora dovevo lasciar stare per un periodo e poi ricominciare, mi è stato veramente difficile, quindi forse anche la lettura è un po' così difficile, ma io ho fatto in modo che non lo fosse, proprio alternando il racconto a livello proprio di narrazione di questa protagonista che dice della sua vita, delle sue passioni, quindi c'è tanta poesia che piace, le mostre d'arte, i viaggi, i suoi amori, la sua famiglia, eccetera. Quindi sì, quando io lo poggiavo così pensavo al lettore, allora dico che ci metto, quindi ho intervallato con delle situazioni molto belle legate all'arte, alla poesia, e quindi la lettura è più scorrevole, più fruibile il libro, insomma. Le parole, anche se non dette, le storie, anche se non raccontate, le vedo allinearsi davanti a me,
e man mano intrecciarsi in un groviglio inestricabile. Le seguo, mentre varcano ogni confine e ogni pensiero, in un'eco infinita che riecheggia tra le valli, oltrepassa i monti. Non si ferma mai. Fisso un prato sconfinato, i suoi bellissimi fiori sono recisi. Iris. Ero libera, felice. Tanti i progetti da realizzare prima di conoscerlo. Calci e botte, non me li sarei mai immaginati. Diceva di amarmi sopra ogni cosa. Il nostro amore era dolce e luminoso come il suo sorriso. Si è insinuata la gelosia, prima solo velata, poi ossessiva da far paura. Mi spiava, veniva a trovarmi a lavoro. Ed era così imbarazzante vederlo osservare i miei colleghi, immaginare il mio tradimento. Aveva perfino installato delle telecamere in casa e guardava ciò che non c'era da guardare. Ero disperata. Cominciava a bere e sragionava ogni giorno di più. Mi minacciava, mi ingiuriava, trasformandosi in un mostro. Non potevo crederci. Nessuno poteva permettersi di rivolgermi lo sguardo al ristorante o mentre passeggiavamo. Il risultato erano schiaffi e urla. Non me la sentivo di continuare così. Io volevo andarmene. Quando glielo dissi, cominciò a scorrere sangue. La mia vita finì inutilmente. Mi sentii sola. Avrei dovuto chiedere aiuto. Ma di tempo non ne avevo più. Viola. Eravamo insieme a casa sua, tranquilli a parlare. Calma apparente. Perché ero molto preoccupata dalla sua forte dipendenza dalla droga, da cui non voleva o non riusciva a uscire. Quante volte lo avevo spronato e pregato di farsi aiutare. Da soli è quasi impossibile liberarsene, ma niente. Poi, chiacchierando di altro, da un banale equivoco, si è scatenata la collera. Io lo guardavo atterrita, inerme. Ha preso un cavo elettrico, lo ha stretto forte al mio collo e ho perso i sensi. Mi ha strangolata e avvolta in un lenzuolo. È uscito, ha preso la macchina, si è fermato e impassibile mi ha buttato giù da un cavalcavia. I miei 20 anni volavano via, per sempre. Allora, io vorrei distinguere due piani. Innanzitutto devo dire che dal punto di vista narrativo sono entrambi dei testi molto belli. Io ho letto molti libri sulla violenza sulle donne, un po' per il lavoro che faccio, perché oltre a occuparmi di cultura per il Mattino scrivo da molti anni di tematiche sociali. E un altro po' perché alcune cooperative di Gesco, che mentre per il quale sono la responsabile dell'ufficio stampa, si occupano di violenza sulle donne, hanno dei centri a Maddaloni. E devo dire che entrambi i testi hanno il merito di emancipare dai numeri il fenomeno della violenza sulle donne, nel senso che da giornalista quello che ho letto sempre molto in questi anni, anche nei primi testi che si scrivevano, alcuni anche, devo dire la verità, allucinanti, se posso permettermi, dove si professava addirittura una reazione contraria delle donne, questo loro eccessivo dovessi esporre per provocare l'uomo. Invece questi testi emancipano dall'idea che una donna diventi un numero a un certo punto, e a questo vizio purtroppo contribuiscono anche le trasmissioni televisive sbagliate che spettacolarizzano il dolore, ma questo insomma, è un discorso a parte, ma contribuiscono anche le stesse vittime di violenza. Per esempio pensiamo alla miss che è stata aggredita dal fidanzato, però quella è una miss che non ha voluto denunciare, che è stato non ha voluto denunciare. E quindi è stata, insomma, sono argomenti molto controversi. Io penso che sia Angela che Gioconda restituiscano l'individualità delle persone, e quindi questo loro incrociarsi incrociare la loro capacità narrativa con un fenomeno di attualità non sia fine a se stesso, ma sia anzi un servizio anche che loro rendono alla società, perché io penso che quando ci approcciamo a fenomeni così complessi in qualche modo dobbiamo chiederci perché ne parliamo. Perché? Io che cosa posso fare? Almeno io me lo chiedo sempre, io che cosa posso fare? Perché sensibilizzare è un verbo molto
dalle molte sfumature, anche troppo generico forse, no? Noi siamo molto sensibili, ma sensibilizzare a volte significa anche esporre troppo. Pensate per esempio al fatto che del fenomeno dei suicidi, per esempio, noi giornalisti non parlano dei suicidi, perché parlare del suicidio può indurre a moltiplicare il fenomeno. Quindi anche in questo caso noi dobbiamo trovare il modo giusto per parlare della violenza sulle donne. E nel chiedere che cosa possiamo fare, una risposta, diciamo, l'ho trovata in quale amore, che è quello di far uscire, di aiutare le donne a uscire dal tunnel di questo lager mentale nel quale loro escono, loro entrano. Non so se Gioconda, mi pare che lo usi proprio questo termine a un certo punto. Cioè, nel senso che bisogna pensare che la violenza femminile sulle donne non sia solo una questione di genere, ma sia una questione che riguarda tutta la società. Tutto il mondo. Perché un uomo, diciamo, che fa violenza alla donna è semplicemente un soggetto più forte rispetto a un soggetto più debole, che si illude di poterlo cambiare. E questo un po' ce l'ha detto anche la bravissima attrice, anche nelle letture, è sempre stato così, non nei tempi, è un po' il corso dell'amore. Forse nella nostra società sta venendo in evidenza che è ancora così, nonostante non si tratti più di società, o non si dovrebbe trattare più della società dove l'uomo è il soggetto forte in assoluto. Invece vediamo che giocando come ce lo fa vedere, in realtà Napoli non è molto diversa dall'India, dal Pakistan. Napoli come l'Italia, no? Non può non essere diversa per certe situazioni. E poi loro rendono anche giustizia, secondo me, a un'altra cosa, cioè al lavoro che fanno gli operatori, le operatrici sociali, ma anche gli scrittori, come Maurizio, perché Maurizio ha scritto un bellissimo racconto tempo fa che metteva in evidenza il punto di vista dell'uomo. Non era una giustificazione, perché poi è facile cadere nel giustificazionismo, però metteva in evidenza che cosa può sentire un uomo che fa una violenza sulle donne. E quindi il fatto che lei introduca un personaggio come Chiara, che appunto lavora a contatto con loro, ma anche tanti altri personaggi che ci sono nel testo del teatro, per esempio, no? Fa capire che in qualche modo, insomma, c'è tutto un lavoro che ci deve anche interessare in prima persona, e fino a qua ci sono persone che come loro, come noi, che lo fanno, e secondo me bisogna in qualche modo non parlarne a vuoto, ma cercare di portare la nostra esperienza, di non irrigidirci nel nostro punto di vista, che sia di destra, di sinistra, perché l'obiettivo comune è quello di aiutare queste persone, no? Non solo di diffondere una cultura generica della solidarietà. Io penso che le persone che stanno qui sono tutte sensibilizzate al tema, non c'è bisogno di questo. Poi ovviamente secondo me leggere un libro in qualche modo è sempre entrare in un mondo che è diverso da quello nostro. Questo di cui parliamo stasera è un argomento di una rilevanza estrema. Io riflettevo, sentendo un po' la lettura di Marina, peraltro di straordinaria bravura, quindi vi invito ad applaudire a Marina. Da tre dimensioni al testo, peraltro ai testi molto belli, sia di Angela che di Gioconda. Di che parliamo noi? Cioè, femminicidio, violenza di genere, di che cosa parliamo? Perché la necessità di individuare una categoria? Perché la necessità di identificare un tipo di crimine? Perché muore tanta gente, no? Per mano di altri, cioè gli atti di violenza. Non credo che numericamente, come diceva Ida, la statistica conforti un maggior numero di donne che di uomini o di bambini o di anziani ammazzati per mano di altri. Quindi non è che noi parliamo di un fenomeno numericamente rilevante. Non parliamo per esempio dei morti nel Mediterraneo per immigrazione, non ci sogniamo di creare un nome, una categoria per questo tipo di morti. Nemmeno creiamo una categoria per i morti in guerra, no? Cioè noi parliamo delle vittime in generale, ma non pensiamo a creare un nome. Perché qui invece abbiamo la necessità di creare un nome?
Perché cerchiamo una categoria, la violenza di genere, il femminicidio addirittura, un termine di rara bruttezza secondo me, ma perché cerchiamo questo? Perché c'è un qualcosa di speciale, c'è un qualcosa di particolare, c'è un filo che unisce questi crimini, che li identifica rispetto agli altri. Specularmente a fronte delle vittime, delle donne che giustamente si prendono in considerazione in via primaria, ci sono degli uomini che compiono questi delitti. Noi guardiamo un certo tipo di spettacolarizzazione, i plastici con i soldatini sopra, le tavole rotonde, Meredith Kercher, Sara Scazzi, Melania Rea, Chiara Poggi, e potrei continuare a lungo. Guarda caso, i grandi delitti, quelli più atroci, quelli più notevoli, quelli più di maggior presa mediatica e popolare, sono appunto delitti contro le donne. Che cosa arma la mano degli uomini? Poniamoci un poco questo problema, cerchiamo di invertirla questa prospettiva, guardiamo nello specchio, straziati dal dolore di queste morti fragili, di queste vittime che rivelano la propria debolezza fisica, andiamoci a cercare le notizie, andiamo a vedere che cosa dicono, che cosa possono dire gli autori di questo crimine che si distingue per bassezza, per brutalità, perché è la mano brutale, forte fisicamente, che ferisce, che uccide, che strazia il debole fisicamente, ma i rapporti di forza e di debolezza non sono questi. Non c'è una forza, perché la forza non è mai violenza, la forza diventa violenza quando è brutale, ma chi è forte e chi è debole? Questo rapporto di genere, questa violenza di genere, come lo dobbiamo leggere noi? Io sono sempre molto attratto dal punto di vista della ricerca degli argomenti di cui scrivo io nei miei romanzi, dalle notizie che non sono in prima pagina, ma di quelle che sono le pagine interne. Dopo 40 anni di matrimonio, un uomo uccide la moglie e si siede in cucina col coltello davanti ad aspettare che lo vadano a prendere. Che succede in quei 40 anni? E che cosa succede alla fine di questi 40 anni? Un processo lungo, un processo di progetti, di condivisione, di figli, di bollette da pagare, di mutuo, di vacanze da organizzare. Che cosa è successo alla fine per far sì che quest'uomo decida di togliere questa donna dalla faccia della terra? E tutte le segregazioni, e tutti i ferimenti, e tutti gli stupri, tutte le violenze sessuali, è l'affermazione di una debolezza, non di una forza. È una debolezza che si spezza, è un vaso sottile che si apre e lascia uscire tutto quanto di atroce, tutto quanto di nero, sia coltivato inconsapevolmente nell'anima di un uomo. È il fallimento di un uomo. È il fallimento, la grande sconfitta di un uomo che ribalta, riflette, riverbera il proprio fallimento su chi ha vicino. Non è l'amore che si decompone, è la consapevolezza di sé che si decompone. L'uomo che alza la mano su una donna è un uomo che è morto e si è decomposto, che è morto da anni. E si è decomposto, e il liquame della sua decomposizione è quello che trabocca nell'atto di violenza, attraverso questa crepa che si crea nel tessuto della forma del proprio vivere. Cioè un uomo che decide di cedere le armi al proprio fallimento. Non c'è un uomo realizzato, non c'è un uomo sereno, non c'è un uomo stabile, non c'è un uomo completo che possa alzare la mano su una donna. L'uomo alza la mano su una donna perché non può alzarla su se stesso, e facendo questo l'alza su se stesso. Ecco perché questa categoria di crimine necessita di un nome. Questa categoria di crimine necessita di un nome.
per la mano dell'assassino, non per il volto della vittima, perché è il più atroce dei riconoscimenti della propria grande sconfitta.